Linea diretta con il dottor Roberto Giotti, presidente di Federfarma Arezzo, per rispondere alle domande più che mie, nostre, perché c'è stata davvero una notevole partecipazione. Nei giorni seguenti alle nostre trasmissioni ci hanno fatto delle domande, ci hanno mandato poi anche delle mail. Potete continuare comunque a chiamarci allo 0575 32 13 13 per fare una domanda in diretta al dottor Giotti. Abbiamo. Abbiamo parlato. Bene, il numero lo vedete comunque in sovraimpressione. Mi dicevano dalla regia che lo vedete in sovraimpressione. Abbiamo parlato dell'attivazione della tessera sanitaria, ma vogliamo sapere anche dell'autocertificazione. Autocertificazione del reddito, perché magari si possono avere anche delle brutte sorprese facendo un errore in buona fede, supponiamo. Certo, fino ad oggi, quindi fino al 31 ottobre, l'autocertificazione era possibile farla direttamente in farmacia da parte dell'assistito qualora non compariva nell'apposito riquadro dove doveva essere scritto la fascia di reddito. Sì. Quindi l'assistito provvedeva direttamente a scrivere la fascia di reddito e firmare sulla Si ricetta, e prendeva la questo costituisce responsabilità, quindi. dell'autocertificazione. Ora, anche in previsione dell'introduzione, che ne parleremo dopo, della ricetta sanitaria elettronica, tutti questi dati devono comparire obbligatoriamente, insieme agli altri, anche quello del reddito, nell'apposito riquadro, In automatico, in quindi. automatico, direttamente nel momento che il medico stamperà e stampa, e quindi dopo il 31 ottobre stamperà la ricetta. Allora, per essere sicuri che tutti questi dati siano stati trasmessi dagli enti interessati, in questo caso la fascia di redditi, dall'Agenzia delle Entrate o da altri istituti a ciò preposti, l'assistito deve, nel momento che viene stampato con il computer da parte del medico, la ricetta, deve verificare anche con l'aiuto del farmacista se negli appositi riquadri, come in questo caso, compare automaticamente, insieme a tutti gli altri Sì. dati, la Ecco, relativa fascia di reddito. Se così non ci fosse, sono delle verifiche? ecco, ci sono, una volta fatto questa verifica, l'assistito, come si diceva prima, può, attraverso la carta sanitaria elettronica, una volta attivato, lo può fare direttamente per via telematica andando sul sito della regione www.regione.toscana.it servizi online, oppure ai totem dei punti SI che sono stati predisposti in alcune zone da parte della USL8, oppure direttamente si può recare allo sportello della USL8, che tant'è vero che in questi giorni ci sono lunghe file di attesa per regolarizzare il tutto, proprio per fare in modo che compaia dopo il 31 ottobre questo dato che In diventa automatico. in automatico obbligatorio. Obbligatorio, e se non c'è questo dato, ci sono delle multe, ci sono delle sanzioni. Cioè, se non ci fosse questo dato, oppure il dato che attualmente è riportato non è veritiero in base alla Certo. denuncia dei redditi dell'interessato, ma nel caso che non sia presente, l'assistito sarebbe tenuto a pagare il massimo del ticket Sì. regionale previsto. E nel caso appunto che ci fosse stato un errore o di trasmissione o di autodenuncia del reddito di anni precedenti, dovrebbe pagare in più o in meno, e che comunque deve essere regolarizzato perché è a suo rischio e E pericolo, perché la ASL, logicamente, come detto, gli enti pubblici, farà dei controlli a campioni anche a posteriori per vedere quelle che sono state le autocertificazioni precedenti e queste ultime, per vedere appunto se le autocertificazioni sono veritiere con tutte le certo. conseguenze del caso. Ovviamente stiamo parlando di argomenti piuttosto complessi, che sembrano abbastanza complessi, soprattutto per le persone, penso alle persone anziane, che poi alla fine sono quelle che usufruiscono più spesso del Servizio Sanitario Nazionale. È una digitalizzazione del sistema complessa,
complessa, probabilmente lunga, i tempi verranno anche dilatati. Se avete domande da fare al dottor Giotti, approfittatene, chiamate il numero che vedete in sovraimpressione e gliele potete fare direttamente in diretta. E, una cosa, visto che la digitalizzazione, l'informatizzazione di questo sistema è partita un po' col sistema di prenotazione nelle varie farmacie, con il CUP, intendo dire, questo continua ad essere il sistema privilegiato, continuerà ad essere così anche per i prossimi anni? Certo. Verrà implementato questo sistema con maggiori servizi? Sì, i servizi CUP nelle farmacie sono attualmente svolti da una cinquantina di farmacie sugli 84 predisposte sul territorio. Sono dei punti importanti di prenotazione sia delle analisi e visite specialistiche per conto praticamente della AVSL 8, per cui l'assistito può venire liberamente in farmacia a prenotare praticamente queste impegnative che sono state prescritte dal medico curante sul ricettario del servizio sanitario regionale. Praticamente non sono escluse nessuna analisi, nessuna visita specialistica, se non in particolarissimi casi, soprattutto nei casi di urgenza che vengono gestiti direttamente dal medico curante. Quindi la prenotazione delle analisi, la prenotazione di una visita specialistica viene fatta normalmente con gli stessi tempi, perché alla fine il tutto va a diciamo, configurarsi nello stesso computerone, nel stesso server alla fine, no? Certo. Sì, il master è unico, il servizio è unico e direi questo, anzi che i tempi in farmacia sono molto ridotti rispetto a quello che avviene agli sportelli ASL, perché specialmente in questi giorni sia per l'attivazione delle ricette elettroniche, l'autocertificazione che dicevo prima e poi le prenotazioni attraverso il CUP, i tempi sono molto allungati rispetto a quello che possono essere in farmacia. Se non sbaglio, dalla regia mi segnalano che c'è una telefonata, si è ancora in linea, sentiamo chi c'è. Pronto? Pronto? Buongiorno. Dalla regia mi mandate il ritorno, per favore. Pronto? Beh, non riusciamo a collegarsi in questo momento. Comunque abbiamo una domanda che è arrivata nella pausa precedente. Una signora alla quale è stato diagnosticato in qualche modo un aumento della glicemia. Ecco, forse c'è la telefonata? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Sì, perfettamente, prego. Senta, io sono Paola e telefono da un piccolo paesino in provincia d'Arezzo. Senta, io volevo sapere un'informazione. Questa che si deve rivolgersi all'USL per fare la nostra fascia di reddito va fatta anche se uno fa un ISE, visto che lo Stato sa che io faccio un ISE e presentato, dunque sa benissimo già il mio reddito del nucleo familiare. Certo. La ringrazio per questa domanda, perché è un'ulteriore precisazione a quello che ho detto precedentemente. Come ho detto, signora, lei deve verificare in ogni caso con una ricetta che può andare a fare dal medico in questi giorni se nell'apposito riquadro a destra della ricetta compare questa formula ISE, come dice lei. Se non compare qui nella zona qui per esempio c'è una fascia di reddito, è scritto esente, nel suo caso dovrebbe essere scritto ISE. Tutti questi dati, come dicevo io, secondo me dovevano essere trasferiti automaticamente dall'Agenzia delle Entrate alla banca dati dell'ASL. Per cui questo problema che si sta manifestando per una carenza di trasmissione dati. Quindi anche nel suo caso, come nel caso se lei avesse un reddito inferiore alla prima fascia, i 36.000 euro quelli previsti, per cui l'esenzione è garantita sia per l'ISE che per l'ERA in quel caso lì, lei comunque, se non viene scritto automaticamente qui, deve recarsi presso l'ASL per fare questa ulteriore, diciamo, denuncia e fare in modo che poi questo dato compaia come tutti gli altri automaticamente nella ricetta. Per ora bisogna constatare se lei ce l'ha scritto qui nell'apposito riquadro che io le indicavo.
Quindi la invito a recarsi dal proprio medico per eventualmente qualche medicinale di cui può avere bisogno, lei e i suoi familiari, logicamente, perché ricomprende tutto il nucleo familiare, si parla sempre di reddito familiare lordo e anche ISE per quello che riguarda tutta la famiglia, constatare proprio che ci sia automaticamente scritto qui, quindi stampato come tutti gli altri. Dati. Sì, come succede già con il pensionato esente, esatto, viene esatto. E01, esatto, invece infatti, a noi ancora non ci viene questo aggiornamento. Esatto, qui c'è proprio un caso, vede, E01, che e qui è scritto esento, che è il caso reddito. Che diceva lei, esatto. Ha capito, che non ha reddito, sì. Eccetera, però ci viene già stampato, scritto, ha capito? Sì. E se questo non succede, io all'ASL posso fare una persona per tutta la famiglia oppure deve andare ogni nucleo familiare? No, ogni persona. Lei si deve recare all'ASL con i documenti di tutti i componenti della famiglia, del nucleo familiare. Componenti del nucleo familiare e andare lì a fare un'autocertificazione che viene fatta da lei allo sportello di cui si rende responsabile. Sì. Con i moduli che vengono per tutti i componenti della famiglia. E nel momento che ci va, se ancora, dicevo prima, non l'ha fatto, contemporaneamente può attivare, sempre con ogni documento per ogni tessera sanitaria, l'attivazione delle tessere sanitarie per tutti i suoi componenti della famiglia. Quello, il famoso PIN, sì. Famoso PIN, quella è una memoria che un domani servirà. È molto importante su quello che è previsto nell'agenda sanitaria elettronica sanitaria, quindi nel fascicolo sanitario elettronico, andranno lì con un lettore particolare da parte del medico curante tutte le informazioni relative alle analisi, alle radiografie, qualunque dato di interesse sanitario del possessore di quella carta. Lei attraverso il PIN che gli viene il PIN che gli viene consegnato al momento dell'attivazione potrà praticamente poi rivedere tutto quello che è scritto e viene conservato in quella memoria. E questo aggiornamento non si tocca farlo in tutti i modi all'ASL con una fila, con tutto, non si può fare tramite o internet, entrare, sì, niente. Allora, io dicevo prima, l'attivazione della carta sanitaria elettronica, della tessera sanitaria elettronica, lei la può fare sia all'ASL che nelle farmacie che eseguono l'attivazione. E una volta attivata, dicevo sempre prima, lo può fare l'autocertificazione della fascia economica su questo sito della regione www.regione.toscana.it/servizi online. In questo modo può fare automaticamente, avendo già attivato la tessera sanitaria elettronica, l'autocertificazione. Se non è in grado oppure il sistema non risponde, come in questi giorni purtroppo è successo diverse volte, si deve recare direttamente agli sportelli dell'ASL per l'autocertificazione, solo l'autocertificazione, perché sono gli unici abilitati a ricevere questa documentazione. La ringrazio signora per la domanda. Non ho fatto un tempo a scrivere il sito che lei ha dato della regione, potete mandare sottotitolato? Penso che si possa mandare, nella seconda parte del nostro programma lo ripeteremo. Comunque nelle farmacie c'è questa locandina gialla che ora qui ho ripiegato, che è stata fatta in collaborazione appunto con la ASL e con la regione, in cui c'è scritto proprio i dati che io le dicevo relativi anche all'indirizzo www.regione.toscana.it. Benissimo, allora mi posso informare lì. La ringrazio. Grazie a lei signora, buongiorno. Torniamo con la seconda parte del nostro programma di questa linea diretta tra pochissimo per altre vostre telefonate e per altri argomenti che abbiamo già pronti.